Allora Eugenio, Matera, terzo gol in campionato, quinto stagionale, sei il capocannoniere di una cooperativa del gol come il Catanzaro, con 14 giocatori in rete, e stai prendendo sempre più fiducia anche da parte del mister, che ti sta facendo giocare il titolare più spesso rispetto all'inizio. Sì, mi sta facendo giocare, però il mister dice che siamo tutti titolari, quindi chi gioca, chi non gioca, facciamo sempre bene. Quindi stiamo facendo anche dei risultati utili per il nostro proseguo. Hai segnato di testa, che a vederti si direbbe che non è un fondamentale, che è nelle tue corde, però ci avevi già provato e ci eri già andato vicino in coppa con il Rennes, avevi preso una traversa con un colpo di testa, quindi è un colpo che hai fatto un bel gol, oltretutto non era nemmeno scontato né facile contro il Matera. Stai vivendo un momento di forma forse il migliore da quando sei arrivato qua? Sì, questo è il migliore, sì, di testa quando è troppo alta non riesco a staccare bene, però quando è a metà altezza la riesco a prendere bene per fare gol di testa. Matera è stata una partita molto difficile, il Catanzaro ai punti avrebbe meritato di vincere, probabilmente c'era anche un rigore sul Riggio, avete sprecato diverse occasioni sia in contropiede che nei momenti della finale del primo tempo in cui avete schiacciato il Matera. È mancato però quel pizzico di fortuna, di cinismo per effettivamente vincere e chiuderla. Sì, siamo stati un po' sfortunati, un po' l'arbitro non ci ha fischiato quel rigore, poi il campo era quello che era e quindi ci ha penalizzato un po' nella fase di gioco, perché noi siamo più giocatori che dirigiamo il possesso palla, non buttiamo palla avanti. Però dall'altro lato siete stati capaci di rispondere corpo su corpo anche all'agonismo del Matera, che l'ha messa sulla corsa, sull'intensità. Voi non vi siete fatti trovare impreparati, non è stata la prima volta, perché anche a Brindisi con Francavilla avevate fatto così. State mostrando anche un'altra faccia più cattiva, che non è solo quella del gioco, che forse è questo che era mancato nei momenti iniziali del campionato, quando l'andamento dei risultati, come almeno, era un po' così. Sì, già lo sapevamo che era una partita maschia, quindi siamo andati là con la testa di fare una battaglia, e quindi il Matera lo sapevamo che erano sui palloni lunghi, uomo su uomo, quindi l'abbiamo preparata su questi ritmi qua. Che il campo già lo sapevamo che era un pochino fangoso e quindi non si poteva giocare, quindi nei momenti della partita c'era anche questa fase di gioco. Sei uno dei più piccoli fra gli attaccanti, diciamo così. Quanto hai imparato in questi mesi da compagni più esperti e più grandi di te, come Giannone, Canutè e Fischnaller, che hanno molte più stagioni di te alle spalle? Sì, sono giocatori forti, ti danno dei consigli, anche il mister dice come ci dobbiamo muovere, loro sono bravi ragazzi, tutti a disposizione. In un tridente così immobile come quello del Catanzaro e di Cetari, non so se avevi mai giocato in una squadra che aveva meccanismi del genere, in cui soprattutto i tre attaccanti poi sono obbligati a ruotare per tutta la partita, a pressare anche, perché la prima difesa incomincia proprio dagli attaccanti. Come ti trovi? Come ti stai trovando? No, mi trovo bene, perché il mister vuole che ci muoviamo sempre, perché tutti gli attaccanti vicini per fare le triangolazioni. Mi piace questo tipo di gioco. L'anno scorso giocavo più nel 3-5-2, quindi facevo sempre la seconda punta e andavo dappertutto, però anche qui il mister dice muoviti libero, ti allarghi, stringi, vieni dentro, sì, per trovare la collaborazione, anche come prima punta. Per trovare la collaborazione, sì, è uguale, perché dobbiamo sempre uscire per prendere le palle, non c'è mai una prima punta fissa. Altre cose, siamo sotto Natale. Se tu credessi ancora in Babbo Natale, che cosa gli scriveresti in una letterina? Che cosa vorresti? Vorrei che vinciamo il campionato. Va bene. Ultima cosa, Siracusa domenica, gara difficile, Siracusa un po' in crisi, ennesimo cambio in panchina del secondo stagionale, arriverà con un allenatore nuovo. Quali difficoltà possono esserci in una partita del genere? Tante, perché l'allenatore è nuovo, loro cercano di fare bene, però noi prepariamo sempre le partite per vincere, perché già sappiamo che è una partita dura
e vengono qua non per regalare punti ma per giocarsela e per vincere, però noi dobbiamo fare di tutto per prenderci questi 3 punti. 28 punti fino a questo punto della stagione, qualche rammarico? Cioè, si poteva fare di più? Non lo so dire, però poi si vede alla fine dell'anno quello che si può fare.